Io volevo chiudere semplicemente con una riflessione, questa volta non agricola. Milano rappresenta nel contesto italiano una specie di enclave dove valgono delle regole economiche che non valgono nel resto del paese. Questo è estremamente positivo, ma ha anche qualche effetto collaterale. Uno degli effetti collaterali che rischia di manifestarsi è che Milano rischia di espellere categorie sempre più ampie di cittadini che non riescono nel contesto della città a vivere, perché non riescono più a comprarsi una casa, perché non riescono. In questo contesto, città metropolitana potrebbe rappresentare, tra virgolette, la salvezza. Quindi un contesto dove si può, tra virgolette, vivere meglio con meno. Questo, se non la vogliamo considerare dal punto di vista amministrativo, ma della qualità della vita delle persone che abitano nel territorio, credo che sia un tema di prospettiva per città metropolitana.